Strisciano tutto. Ok, allora, buonasera, siamo Lavinia Alessandra, da Fuori Posto, siamo al Comic Con, allo stand della Panini con Leo Ottonari. Ma questo amore per i Fantastici 4 come nasce? Beh, nasce perché sono tra i primi fumetti che io abbia mai letto, quindi sai quanto colpisce un colpo di fulmine, soprattutto per i disegni di Jack Kirby, che mi ha dimostrato che si possono fare dei fumetti straordinari usando una matita o inchiostrando. E allora da lì ho detto, vabbè dai, ho sempre fatto fumetti fin da quando avevo 4 anni, però in quel momento ho capito che si poteva raggiungere delle vette particolarmente alte. Non ce l'ho fatta, ci ho provato, diciamo, fuori di collina, però bello. Qual è il punto di forza della parodia come mezzo di espressione? Ma il punto di forza è il fatto che quando fai una parodia tu vai a scherzare su un argomento che molti conoscono, quindi a livello anche di diffusione questo aiuta tantissimo. Cioè, se io faccio la parodia come si faceva a scuola della Divina Commedia, tutti la leggevamo e quindi si sapeva. Allo stesso modo fare la parodia di un film ti veicola, diciamo così, verso i lettori già in maniera una corsia preferenziale, perché tutti magari vorremmo ridere di un film, vorremmo ridere di alcune situazioni che abbiamo trovato ridicole ma che nel film sono serie, e allora facendole vedere nella loro ridicolaggine così fai un servizio all'umanità. Hai pensato di fare una roba pesante alla Cipi? Alla Cipi? Sì, un romanzo a fumetti, sa dire greco, un romanzo a fumetti. Sì, mi piacerebbe moltissimo, però prima devo scegliere che cartone usare per la copertina, e allora da lì diventa un romanzo senza cartone duro e un fumetto e basta. No, però mi piacerebbe più che altro sviluppare anche un tipo di narrazione diversa da quello che ho sempre fatto fino adesso. Quindi che cosa ci aspetta dopo la fine? La fine. La fine mia sicuramente, perché una volta che l'ho ratta è come se mi chiudessi fuori dalla casa del fumetto. No, io pensavo di fare cose diverse anche con altre case editrici, non soltanto con Panini. Con Panini continuerò sicuramente con progetti legati, come si diceva in un'altra intervista, anche magari a Star Wars, visto che continuano i film e continua quindi la necessità di fare parodie di film. Con altre case editrici magari presentare progetti appunto diversi anche nella maniera di scriverli, quindi non magari comici ma normali, non so come definire, seri non direi, perché serio non mi scappa mai di fare qualcosa effettivamente serio, però non così umoristico, perché l'umorismo è difficilissimo e mi riposerei un sacco. Ma come si rivolge, cioè si rivolge ed è ancora viva? Guarda, io satira non ne ho onestamente mai fatto, se non satira sociale che ti scrisce sull'aumento del prezzo del caffè, queste cose. La satira quella più forte, quindi quella politica o quella. Sì, la politica è quella più forte, vedete con la religiosa nel caso di alcune vignette. A chi serve? A quella politica sicuramente serve moltissimo, quella religiosa sono più sulla linea di Miyazaki, nel senso un conto, faccio un esempio, io che sono cristiano cattolico faccio la saga degli Expendables durante la passione di Gesù Cristo, benissimo, è detta così, dice, è una bestemmia, invece mi è andato in regno fede a striscia, perché come ha trattato la passione di Cristo in questa storia, però sugli Expendables, cioè c'è Stallone, c'è Dolph Lundgren, c'è Schwarzenegger insieme a Gesù Cristo, è strano, insomma, dire una detta così è strano, ma c'è modo e modo di trattare e di fare, però non era satira, fare satira, cioè prendere in giro la regione, io non lo so, sono sempre col vecchio detto, scherza che fai ti lascia stare satira, qui vabbè, ma è un'opinione mia ovviamente. Che è stato un piatto della sua carriera, quello più soddisfacente? Ma ci sono sempre, sono dei punti soddisfacenti, sono anche delle. Se dicessi sì mentirei, perché non mi guardo mai, cioè
siccome lavoro sempre tanto, tantissimo, non ho neanche il tempo di sviluppare poi il ricordo, però quel momento di programma c'è stata sì la festa per il progetto, è stata molto bella. Però io ti dico, poi sono tornato a casa, cioè sono uscito al teatro, sono tornato a casa un attimo per cambiarmi prima della cena, e c'è stato un gesto che ho fatto, cioè quello di prendere il bidone della plastica, di portarsi in casa, che però rientri nella normalità, perché non è che ci sia da idolatrare o di. Cioè una festa che ci siamo divertiti fino a questo punto, abbiamo raggiunto un bel traguardo, 100 numeri. Però ecco, sono i punti di maggiore, non lo so. Abbiamo fatto un metodo. Sì. Già bene. Ok, ringraziamo allora gli ospedali. Ciao. This is the time for the real me to wind around and sing.